adesso vi dico la differenza che c'è tra un filmato porno gay e etero. Parto dagli etero. Non nomino gli amatoriali italiani perché fanno ridere. Se volete vedere e farvi due risate con gli amici, guardateli. Sono tutti low budget, perché gli amatoriali, tipo, guardate una scena, fanno finta di mangiare il brodo e non c'è il brodo. Fanno finta di telefonare e non c'è il telefono. La casa di produzione migliori è la 100%, che è una casa toscana. A parte che i toscani io non riesco proprio ad ascoltarli, perché pure nei momenti in cui loro trombano fanno ridere, perché il loro accento, no? Allora, brutta maiala, e te lo pianto adesso, eh? Come fa a essere sexy uno che... Comunque, vi dico il mio preferito, che vi consiglio di guardare, andate questa sera online, guardate Cappuccino Caldo, te la do io la brioche. La trama è questa: c'è una nipote rumena che ha uno zio marchigiano, di primo grado tra l'altro, quindi nella scena madre avviene questo: la nipote contravviene alle regole di casa, non va a scuola, non fa i compiti e si sgrilletta in casa. Arriva suo zio, che di soppiatto la guarda, la sorprende e le dice: ah, Irina? Non si chiude la scuola? No! No, zio, non è andato a scuola io! Non si chiude la scuola? Come mai? Zio, perché essere monela? Cimonela, sì? Cimonela? Fammelo bello bambino! E glielo fa. Parlo di quelli veri, Brothers americani, production, no? Ci capiamo meglio adesso. Scena, trentenne, emancipata, tette grosse in casa, si rompe il lavandino, chiama l'idraulico, e men che non si dica, arriva l'idraulico, apre la porta: hey guy, hey bitch, sentite già la recitazione come cambia? Nel chiudere la porta gli tocca inavvertitamente il cazzo col gomito e scopano. Non si sa mai come va a finire, se si allaga a casa, se non... c'è sempre questo buco di sceneggiatura. Salto, ora lo dico per tutti, ma a me piacciono molto quando vedi i trans su internet, perché è una cosa che non ti aspetti, no? Perché tu pensi sia una donna, poi vedi sotto io ho tipo un sussurro, che cazzo è? Sono tipo i minotauri, che hanno la doppia alimentazione, no? Come le macchine ibride, si sa che l'ibrido è il futuro, però passiamo alla scena gay. Trentenne, forzuto, è in casa, si rompe il lavandino, lo ripara lui perché lo sa fare. Bussano alla porta. Vado ad aprire. Ciao, ciao. Sono l'idraulico. Oh, io non t'ho chiamato, eh. Oh, mi ha chiamato su Grindr. Ah, vieni, vieni, vieni.